Ok, grazie Luciana Castellina, qui con noi per presentare l'edizione italiana dell'Yearbook, del book annuale, del libro annuale che Transform Europa realizza. Transform Europa, come sapete, è la fondazione del Partito della Sinistra Europea, raccoglie organizzazioni, associazioni culturali che in tutta Europa diciamo, accompagnano il processo dell'aggregazione della sinistra europea. E è un lavoro, quello di Transform, sicuramente importante sul piano culturale per amalgamare o comunque per far conoscere le diverse posizioni che esistono e anche le diverse tradizioni, tendenze culturali che esistono nella sinistra in Europa. Il libro è un po', come dire, qualche cosa che è un tentativo di mettere insieme punti di vista, osservazioni, analisi, differenze e similitudini della sinistra in Europa. E per questo siamo grati che, diciamo, Luciana in qualche modo racconti anche l'esperienza italiana, il nostro punto di vista sull'Europa, sulla sinistra, su quello che succede nel mondo. E io ringrazio ancora Luciana e do subito la parola sia a Alessandro Tedde, a Mattia Gambilonghi che con me hanno curato questa edizione che svolgeranno questa intervista a nome di Transform Italia, Europa e Sinistra 21. Grazie ancora, a voi la parola. Sì, grazie Roberto. Intanto faccio anch'io un minimo di onore di casa ringraziando Luciana Castellina per la presenza e per il contributo che ha dato nell'edizione internazionale e anche per il grande aiuto e supporto che ci ha dato anche nel riportare al meglio nell'edizione italiana i suoi contributi che sono due in questo volume italiano intitolato La sinistra radicale in Europa, memoria, storia e prospettive, e che tra l'altro segna questa collaborazione italiana tra Sinistra XXI e Transform Italia dentro il grande circuito di Transform Europe, che oggettivamente fa ben sperare per il futuro perché ha dato finalmente, come dire, il via a un momento, come dire, di costruzione anche di uno strumento per la formazione, per la discussione, per il dialogo politico, come noi pensiamo sia questo libro e speriamo possa anche nelle prossime edizioni seguire. Ora, andando al nucleo fondamentale di questo appuntamento, cioè la conversazione con Luciana Castellina, io volevo chiedere questo. Il tema fondamentale del libro è quello del rapporto tra la sinistra radicale e l'Europa, sebbene poi all'interno vi siano diverse sezioni monografiche che trattano alcune questioni ulteriori. E quindi la mia prima domanda non può che essere collegata a questo tema fondamentale, visto che c'è un intervento molto interessante di Luciana Castellina sulla questione della derivazione o meno, quindi del dibattito sul rapporto tra il manifesto di Ventotene e l'Unione Europea attuale. Su questo ambito si combatte una battaglia molto forte. Perché, come possiamo leggere ad esempio nel libro bianco sul futuro dell'Europa, lo stesso Juncker, ex presidente della Commissione, rivendica l'attuale Unione Europea con tutti i problemi anche dal punto di vista democratico e sociale che sviluppa, in realtà come una filiazione diretta del manifesto di Ventotene. La posizione di Luciana Castellina nel saggio, all'interno di un gruppo di lavoro che appunto reclama l'attualità del manifesto di Ventotene rispetto a una visione specifica, appunto, cioè la posizione di Luciana Castellina è diversa, cioè sostiene che in realtà ci sia una diversità di vedute tra ciò che doveva essere l'Europa unita nell'ambito del manifesto e ciò che è diventata l'Unione Europea, ciò che è stata. Ora, su questo è anche molto interessante sentire il parere di Luciana, non solo per ciò che è stato da un punto di vista storico, ma anche rispetto al futuro, perché noi sappiamo che il campo di cosa significhi oggi unire l'Europa è uno dei campi fondamentali della battaglia per la sinistra italiana e giustamente europea.
Ma credo che quando si parla del manifesto di Ventotene si tocca uno dei maggiori imbrogli che sono stati fatti a danno della costruzione europea. Perché il manifesto di Ventotene è un manifesto molto importante, perché non è soltanto un'invocazione a costruire l'Europa e un'Europa antifascista, è un'indicazione di come avrebbe dovuto essere la società che nasceva dopo la guerra al fascismo, ed è un'indicazione molto precisa anche sui caratteri sociali che avrebbe dovuto avere questa Europa. E infatti è vero che il manifesto di Ventotene ha molto influenzato la scrittura della Costituzione italiana, che come sappiamo è purtroppo unica in Europa, perché è l'unica Costituzione che pone due principi fondamentali. Uno è che il diritto di proprietà non è sacro, ma è invece condizionato alle esigenze della collettività, che è un condizionamento forte, che mise molto a paura a tutti gli altri soci della costruzione, il primo nucleo della costruzione europea, e secondo che i diritti, non è vero che tutti sono uguali di fronte alle leggi, perché è inutile dire che tu c'hai il diritto allo studio se poi non metti in condizione di usufruire di quel diritto realmente. Quindi quello era stato il manifesto di Ventotene. Purtroppo quando si è raccolta concretamente l'idea di creare l'Unione Europea, la Comunità Europea prima, come sappiamo, ci sono state delle fasi di passaggio, è un momento bruttissimo per la storia d'Europa. Prima di tutti c'è ancora il colonialismo, e questo non dobbiamo dimenticarlo, perché se vogliamo raccontare la storia come veramente sta, l'impulso di fronte a tutte le reticenze a fare l'Europa viene da una questione orribile. E quando c'è l'attacco della Francia e dell'Inghilterra al canale di Suez, a Nasser, all'Egitto, che aveva appena nazionalizzato il canale di Suez, e gli fanno guerra l'impero britannico e quello francese, entrano in scena gli americani. E gli americani entrano in scena in qualche modo non come potenza colonialista. A quel momento i francesi, che erano molto dubbiosi sul fare, gli inglesi non se ne parla, fare l'Unione Europea, cedono perché capiscono che una forza europea che si opponga agli americani è importante. Ma in quel senso, in quel momento, opporsi agli americani voleva dire mantenere sacro le proprie colonie, il colonialismo. E cito questo episodio perché è molto interessante, ne parla a lungo l'ambasciatore Quaroni, che era allora l'ambasciatore italiano in Francia, e che ti dimostra come proprio l'ultima, come dire, spinta a costruire l'Europa è una spinta negativa. E cioè il tentativo di dire noi europei ci vogliamo mantenere la nostra supremazia nel Mediterraneo che viene ancora dagli imperi coloniali. Credo che basterebbe questo per capire come sono state le cose. Fatto sta che quando poi si fa l'incontro, il pre-incontro, diciamo, perché poi nasce nel 57, come sappiamo, a Roma la comunità, il primo nucleo della comunità, che poi si chiama mercato comune, non a caso viene chiamato mercato comune, eccetera, i tedeschi, gli inglesi e tutti sono spaventati dall'adesione dell'Italia per via della nostra Costituzione, che la ritengono una Costituzione che va contro il principio del liberismo che già allora viene in realtà imposto. E ci sono dei bei diari, perché i diari di quell'epoca sono interessantissimi, andrebbero ripubblicati. C'è invece D'Elia, Paolo D'Elia, che è democristiano, eccetera, e che racconta come nelle conversazioni riservate i governanti italiani gli abbiano detto vabbè, ma quella è la Costituzione, poi tanto noi faremo come ci pare. Ecco, questo è così che nasce l'Unione Europea, e nasce come mercato comune, per l'appunto, con molte preoccupazioni, come sappiamo, da parte del PC, per esempio,
Partito Comunista Italiano, che all'inizio fu contro, credo che sbagliarono a essere contro perché era inevitabile che si andasse, ed è stato anche un elemento che ha molto aiutato lo sviluppo economico dell'Europa di creare il mercato comune. Però c'era la sacrosanta preoccupazione di quello che sarebbe avvenuto nelle zone marginali, nel Mezzogiorno, perché è chiaro, e infatti così è stato, che le zone più deboli della comunità, e qui in Italia il sud, avrebbero naturalmente invece sofferto di un'accelerazione della creazione del mercato comune. Dico tutte queste cose per dire che è nata male, che quindi col manifesto di Mantottera non c'è niente a che fare, e penso che sarebbe una bella cosa se noi diffondessimo il manifesto di Mantottera, venisse stampato e venisse ridiffuso, perché oltretutto nessuno lo conosce. Tutti invocano il manifesto di 28 anni, nessuno l'ha mai letto, e quindi se ne potrebbe fare un libretto per dire ecco come avrebbe dovuto essere l'Europa, e invece se n'è fatta una diversa. Poi no, parliamo dell'oggi, no, scusate, mi sono buttata alla storia di 50 anni fa e più. L'oggi, io ero e continuo ad essere ottimista in qualche modo, ottimista nel senso che quest'ultimo anno, che la pandemia ha avuto, il coronavirus ha avuto un effetto negativo, come sappiamo, non è che mi azzardo a dire che è benvenuto, però ha avuto per un certo momento un effetto positivo, nel senso che la gente si è svegliata e in una società ormai dominata dall'individualismo più sfrenato, perché ormai sappiamo, io mi arrangio da solo, io me la cavo da solo, non voglio sapere degli altri, qualsiasi organismo collettivo non ne voglio sapere, però la mattina si sono svegliati col coronavirus e hanno scoperto che se il fornaio all'angolo della strada non apriva, sarebbero rimasti senza il pane. E poi voglio dire che vivevano, che erano esseri sociali, hanno scoperto tutti che erano esseri sociali e che in qualche modo dipendevano l'uno dall'altro, che senza l'altro non si può fare niente, e quindi c'è stato inizialmente una specie di riscoperta della socialità che non è andata tutta perduta, perché se pensiamo a tutta l'azione anche di volontariato che c'è stata, volontariato della società civile, è stato straordinario. Penso a tutti i circoli dell'Arci, sono quelli che conosco meglio, ma che hanno fatto un lavoro straordinario, ma tanti, tutti i gruppi nei quartieri, insomma c'è stata una solidarietà che si è riflettuta anche sull'Europa, perché non saremmo mai arrivati ad ottenere quello che abbiamo chiesto per decenni, e cioè che ci fosse una messa in comune delle difficoltà dei vari paesi e che non tutto fosse calcolato, nel senso che i soldi che si prestavano dovevano essere restituiti, perché c'erano con paesi che avevano, insomma, la vicenda della Grecia la conosciamo bene, e qualche cosa si è fatto, e quindi quello che è stato chiamato Recovery Fund inizialmente, e poi Next Generation Europe, è stato il segno di un'inversione di tendenza. Naturalmente oggi sappiamo è in pericolo, perché poi sono venuti fuori i paesi che sappiamo, Polonia, Ungheria, adesso anche la Slovenia, che stanno cercando di buttare all'aria questa cosa. Però un momento c'è stato un riconoscimento di inversione, è stato, io credo, molto ma molto importante. Pensiamo a quello che era avvenuto sulla Grecia 3 anni fa. Però vorrei cominciare con un'autocritica invece che con un'accusa. L'accusa ne ho fatta abbastanza, credo, fino adesso, ma di autocritica, perché, ecco, prima autocritica, che non è una critica a Transform, è un'autocritica alle sinistre occidentali, a noi. Ma perché ci meravigliamo che Ungheria, Polonia e questi paesi vengano fuori? Oddio, vi ho perso. Ci siamo, siamo qua. Non vedo più, nemmeno né voi. Noi ci vediamo. Posso interrompere un minuto, perché se vi ritrovo preferisco... Aspetta. Boh, che è successo? Ah. Ho paura che devo chiudere e riaprire. Eh sì, mi è
scappato. Come vuoi, noi ti vediamo e ti sentiamo. Allora, comincio la frase, vai. Dicevo, perché ci meravigliamo che questi paesi assumano una posizione che non è solo la posizione verso l'Europa, ma quello che sta succedendo all'interno di questi paesi? Noi, diciamo la verità, di avere un rapporto politico con questi paesi come sinistra, ce ne siamo altamente fregati, non l'abbiamo neanche cercato. Transform l'ha fatto invece, Transform è l'unica che ha mantenuto dei rapporti con la sinistra nella Repubblica Ceca, eccetera. Tant'è vero che io ho cominciato a vedere qualcuno della sinistra di questi paesi, tu te lo ricordi Roberto, soltanto alla riunione che si fece grazie ai focolarini, e cioè all'incontro con i cristiani che facemmo, bellissimo incontro, ma è la prima volta che io ho visto partecipare un po' di gente dei paesi dell'est europeo alle nostre iniziative, se no mai. E allora voglio dire, noi dovevamo sapere che dovevamo avere un ruolo importante, perché non è che passavano dalla disillusione del socialismo così drammatica come è stata e poi improvvisamente diventavano dei bei paesi con una forte sinistra rivoluzionaria. Era chiaro che avrebbero avuto un'involuzione e noi di questo aspetto dell'Europa non ce ne siamo occupati per niente. Secondo errore. Tutti contenti dell'allargamento dell'Europa. Sembrava che l'Europa era una bella torta e che se non ne davamo una fetta anche a quei poveracci dell'est europeo sarebbe stato un atto di egoismo. E invece era del tutto sbagliato, perché era giusto creare le condizioni per una collaborazione, una cooperazione. Io dico sempre il simbolo delle Olimpiadi, no? Che sono tanti cerchi che sono autonomi ma che si incontrano l'uno con l'altro, ma non farli improvvisamente entrare tutti in una comunità già molto fragile che aveva già faticato a trovare qualche elemento di abitudine alla coesione. Invece grande entusiasmo, ma che bravi, come siamo di buon cuore, facciamo entrare tutti a mangiare un pezzo della torta. Ed era evidente che quelli sarebbero entrati subito, perché è cominciata con la Slovenia, mi ricordo bene, che diceva noi possiamo entrare perché in fondo siamo uguali a voi, ma quelli croati, quelli che stanno già più a sud, no. E poi i croati con gli altri, con bosniaci e così via. È iniziata questa gara terribile che ognuno, quello che stava un po' più a sud, non doveva entrare, lui doveva entrare nel salotto buono. E per di più questa operazione che è stata fatta di far entrare l'est europeo e quindi accoglierlo così come era e quindi senza una fase che facesse del processo una cosa di ripensamento critico e non soltanto di voglia di Occidente, ha portato alla cosa peggiore dell'Europa, che è stata quella di ricostruire un'Europa antirussa, facendo coincidere l'allargamento con la NATO e portando la frontiera della NATO e dell'Europa sotto il naso di Putin, che non è simpatico a nessuno, come sappiamo. Però, voglio dire, avere pensato che potevano, in un grande paese come la Russia, fargli lo scherzo di piantargli missili sotto il naso e di trattarli come se fosse, adesso senza offesa al Bangladesh, ma come se fosse al Bangladesh, era evidente che avrebbe provocato una reazione nazionalista e quindi una separazione, un solco, mentre invece una cooperazione iniziata anche con la Russia, cooperazione, ripeto, avrebbe potuto forse aprire la strada a una Unione Europea diversa. Non avere fatto queste cose fa sì che oggi questo inizio buono, utile, positivo che c'era stato con il Recovery Fund si è insidiato da tutte quante le fragilità, le debolezze, le contraddizioni che ci sono in Europa. Ultima autocritica, non è solo che non ci siamo occupati dell'Est, salvo, ripeto, la rete di Transforma che l'ha fatto molto di più che le singole forze della sinistra europea occidentale, ma noi non abbiamo fatto niente per costruire un soggetto politico, sociale, europeo, che sia in quanto tale europeo. Ognuno fa le cose sue, appunto, basta. A me mi colpisce il fatto che stiamo tutti discutendo di un salario di cittadinanza in una forma o nell'altra, adesso non, però sul concetto del salario universale, che è una questione che si pone per via di tante ragioni,
ma che ognuno fa la sua battaglietta, gli inglesi la loro, i francesi la loro, gli spagnoli, noi facciamo la nostra, e non sappiamo neppure come la stanno facendo gli altri. Là dove saremmo dovuti tutti impegnare a fare una grande vertenza europea tutti quanti insieme. Cioè un soggetto europeo, noi non abbiamo fatto niente per costruirlo e non facciamo niente, questo lo dico a Transform. Sono partecipato l'altro giorno, c'era una bella conferenza che è stata fatta di Transform con tutti quanti altri europei, eccetera. Ma io vi devo dire che non ho neanche capito che cosa sono questi partiti, perché tutti hanno detto che erano contro il neoliberismo, e questo siamo bravissimi. Io vorrei che abolissimo la parola neoliberismo e che invece di dire la parola neoliberismo, con la quale crediamo di aver risolto tutto, si parlasse del contenuto specifico che va a battaglia al neoliberismo comporta. Cioè, noi sappiamo quasi niente, io non so quasi niente di questi partiti, non so neanche dove informarmi. La cosa sarebbe bello che Transform facesse il numero di una rivista con la descrizione minuta di cosa sono le sinistre in paese per paese. Io so a malapena cosa succede, come in Spagna, la Germania la conosco bene perché la conosco bene, di Corbyn si è parlato, ma già adesso cosa sta succedendo non ne so più niente, però ne so niente, non sarebbe fantastico. Allora, come facciamo a parlare d'Europa se manco sappiamo quali sono quelli che, con i quali dovremmo aprire delle vertenze a livello europeo? Perché se non c'è un soggetto europeo non possiamo pensare che poi succede qualche cosa, e non succede infatti. Grazie Luciana. Io, diciamo, per conto nostro proviamo a dare vita e spazio a quel soggetto che si chiama il Partito della Sinistra Europea, che appunto raccoglie poi evidentemente sinistre nazionali. È l'unica che fa qualche cosa. quel piccolo, diciamo, che per quel piccolo che possiamo. No, però, grazie Mattia. Sì, penso Roberto, aspetta, che la giusta osservazione di Luciana Castellina sia soprattutto sulla costruzione ancora più forte di un piano continentale della sinistra, insomma, sviluppare la sinistra europea proprio come proposta europea della sinistra. Sappiamo che in parte già da un paio di tornate elettorali si discuta di liste transnazionali che vadano oltre i perimetri nazionali. Noi sappiamo di dover, anche grazie a Transform, lavorare per rafforzare una proposta continentale. Quindi prendiamo l'elemento positivo dell'autocritica, giustamente. Grazie. Mattia. Sì, allora Luciana, nella prima sezione di questa edizione italiana dell'annuario Transform, una sezione intitolata Sfide per una strategia della sinistra, abbiamo il contributo di Frigaug, che affronta il tema delle contraddizioni con cui è chiamato a confrontarsi il femminismo marxista, che è un femminismo che intende per l'appunto includere nella sua analisi delle forme di dominio non solo le relazioni asimmetriche tra i generi, ma soprattutto tutte quelle forme di lavoro non necessariamente salariate, non necessariamente implicate in maniera diretta e immediata nella produzione, ma comunque indispensabili ai fini della riproduzione sia sociale che biologica, come il lavoro domestico e il lavoro di cura. Ora, a tuo avviso, quali sono oggi le sfide e i compiti attuali per un femminismo che voglia dirsi marxista e che voglia tenere appunto insieme questi due lati della questione di genere? Cioè, la questione, se ho capito bene, perché sono anche surda, come sapete, cose che capita quando si hanno 92 anni. Allora, mi hai posto la questione di come si è modificato il lavoro, da una parte? Come si è modificato il lavoro e in che modo, in qualche modo, una prospettiva marxista del femminismo può oggi approcciarsi a queste modificazioni tenendo conto del gap di genere, che è in qualche modo strutturalmente collegato. È citato anche la questione di genere.
Ma sai, io quando tu mi dici la parola marxismo, a me di Marx in questo momento mi serve una cosa soprattutto. Quando Marx diceva per prima cosa l'inchiesta, perché Marx questo diceva, a me mi piacerebbe che quando si occupano del marxismo i nostri compagni in giro per il mondo partissero dall'inchiesta nel loro territorio. Perché la prima cosa che colpisce, guarda, e non voglio ridurre Marx a questa invocazione, ma è essenziale, cioè capire dove diavolo stai e cosa è successo sul tuo territorio. Perché la vera crisi della sinistra nasce dal fatto che noi ci avevamo in testa che la classe operaia era il becchino del capitalismo, anzi, che tanto più la produzione si sviluppava, tanto più cresceva il nemico del sistema, che era la classe operaia. E la sinistra si è legittimata storicamente dappertutto in quanto rappresentanza di quella classe operaia. Nel momento in cui tutto questo è diventato ben più complicato e non è più così, la sinistra ha perduto la sua legittimità storica e se la deve ritrovare in un altro modo, e se la deve ritrovare a partire dalle nuove contraddizioni che sono emerse in un momento in cui la fabbrica e la classe operaia non ha più quel ruolo. Non perché sia finita la lotta di classe, per carità, l'altro giorno ho sentito non so che trasmissione che si diceva, che si è cercato, no? Ve lo dico perché mi ha colpito, che ha interpretato il sacrosanto invocazione a riconoscere l'altro come il fatto che la classe operaia doveva riconoscere il padrone e mettercisi d'accordo. E quindi una trasformazione della lotta di classe in fratelli siamo, insomma, in un'enciclica del Papa. Hai capito? A Papa che adoro e mi piace tantissimo, ma insomma neanche lui vuol dire una cosa di questo genere. Ecco, quindi non è che dico che non c'è più la lotta di classe. Certo che c'è, ma però i soggetti sono cambiati, perché lo sappiamo che cosa c'è. Tu dicevi lavoro precario, eccetera. Cioè, ormai si è spezzettata, è stata la sconfitta che abbiamo subito, a partire dalla sconfitta della Fiat 1980 e tutti poi sempre di più nei decenni successivi, è stata la demolizione di quella classe operaia, che era concentrata, omogenea culturalmente, socialmente e proprio come collocazione. È stata frantumata. Adesso, anche quando tu trovi la fabbrica, vai dentro la fabbrica, trovi che nel reparto quattro operai che fanno tutti lo stesso lavoro dipendono ognuno da una diversa ditta d'appalto, che magari sta in Moldavia, ma che sta anche vicino, nello stesso quartiere, però è un'altra ditta. E quindi che condurre una lotta è sempre più difficile per via di questa frantumazione. Basta pensare di girare per la Lombardia, la bassa Lombardia, la Padana, fa impressione, è tutta logistica, sono tutti capannoni di logistica, che quindi come fanno a combattere quelli della logistica? Peraltro appena vedono il sindacato scappano perché hanno paura, perché se li vedono che parlano col sindacato li buttano fuori e non hanno modo di respingerli. Quindi in questa situazione diventa ancora più necessaria la mediazione politica, perché è vero che sono sorti altri movimenti, il movimento ecologista, le donne, che fra l'altro sono le uniche che stanno anche vincendo in qualche modo, eccetera, però sono contraddizioni che non sono linearmente quelle capitale e lavoro, no? Sono anche quelle dentro la contraddizione, ma in modo molto diverso che come ci stavano gli operai. E quindi si tratta di riuscire a fare in modo di come si riesce a trovare un'unità fra le diverse contraddizioni, e anche perché queste contraddizioni danno luogo a movimenti che sono separati, il movimento delle donne, il movimento ecologista, il sindacato, e quindi riunificare in un soggetto, diciamo, anticapitalista, a partire dalle nuove contraddizioni che sono anche più insitamente anticapitaliste di quanto non fosse quella della classe operaia, bene o male la socialdemocrazia e il riformismo e il welfare hanno anche in qualche modo attenuate. Ecco, ma per riavere un movimento che metta unitariamente in discussione il sistema capitalista hai bisogno di una più mediazione politica, non meno mediazione politica, e quindi meno spontaneismo. I movimenti sono meravigliosi perché si muovono, spesso i partiti invece non si muovono, e quindi già il fatto che si muovono è un grande vantaggio.
ma però non, arrivano tutti a un punto, poi è morto, perché oggi c'è bisogno di più politica, non di meno politica, e lo spontaneismo, il movimentismo è ancora più fragile di quanto non fosse in passato. E questo è, quando mi dici il marxismo, io ti, tu fai il professore, io faccio il militante e ti rispondo così, hai capito? Perché questo mi pare che sia la cosa più essenziale da fare. Per questo ti dico l'inchiesta sul territorio. E lì Landini a un certo punto ha parlato, in qualche momento, non mi ricordo più quando, in quale congresso, ma insomma si è parlato della cosa, non l'ho più ritrovata, del sindacato di strada. Che a me pare una grande e bella idea. Il sindacato di strada vuol dire che tu oggi sul territorio devi portare a ritracciare gli elementi, diciamo, della vertenzialità, ed è una vertenzialità più complessa. E io mi ricordo che negli anni meravigliosi, anni 70, oltre ai consigli di fabbrica, che furono già di per sé una cosa molto significativa, ci furono i consigli di zona, che furono molto importanti, perché in qualche modo erano questo che erano il sindacato di strada. Del resto, in Italia in particolare, noi abbiamo avuto sempre un sindacato migliore che quello dell'Europa del nord, perché abbiamo dato a CGIL, detto subito, una grande importanza, grazie a Di Vittorio, all'organizzazione orizzontale, la Camera del Lavoro, che era in qualche modo una struttura che non teneva conto solo delle categorie operaie, quindi, ma invece dell'insieme della città. E in Italia io mi sono molto meravigliata, torno all'Europa. Quando sono arrivata al Parlamento europeo, abbiamo organizzato una riunione di tutte le donne che erano al Parlamento europeo per raccontarci l'una con l'altra qual era la condizione legale anche delle donne. E io ho scoperto, con mia grande meraviglia, che l'Italia era il paese di gran lunga più avanzato della Svezia, dell'Inghilterra, cosa che meraviglia tutti, perché dice, come, quelle sono tutte emancipate, da voi invece no, invece da voi l'Italia. E sai perché? Perché noi eravamo gli unici, e grazie a un'azione delle Camere del Lavoro, Teresa Noce ne fu l'artefice, avevamo ottenuto 6 mesi di libertà pagata per le donne incinta. Una cosa di questo genere ancora non è stata raggiunta in tutta quanta Europa, e l'abbiamo raggiunta perché le Camere del Lavoro si occupavano delle donne incinta e non soltanto dei metalmeccanici. Ora, l'idea di riorizzontalizzare il sindacato come momento di ricomposizione di un soggetto sociale, perché poi se non c'è il soggetto possiamo fare tante chiacchiere ma non andiamo da nessuna parte. Infatti il problema che oggi c'è la sinistra è la difficoltà a ritrovare il soggetto, per cui si trova di volta in volta un soggetto che fa una bella lotta contro la privatizzazione dell'acqua, contro questo, però poi non diventa mai soggetto complessivo. Grazie. Sì, Luciana. Come, diciamo, ultima questione vorrei sottoporti. Ora, all'interno del volume, nella sezione dedicata appunto alla memoria, agli anniversari, sono presenti alcuni contributi sul 68, tra cui appunto uno a tua firma e uno scritto da Rossana Rossanda, che sta appunto fondatrice insieme a te del manifesto, inteso sia come gruppo politico che come progetto editoriale, scomparsa per l'appunto poco più di un mese fa. Se il tuo contributo nel volume offre una panoramica internazionale su quell'esperienza, sull'esperienza del 68, analizzando in maniera anche per certi versi autobiografica le diverse articolazioni nazionali di quell'esperienza, di quel movimento, il testo di Rossanda invece introduce la ripubblicazione di un'inchiesta appunto fatta, compiuta al manifesto, sul movimento dei delegati sviluppatosi nel 1969, che appunto avrebbe dato vita alla stagione del sindacato dei consigli, ad una eccezionale stagione di democrazia radicale e di autogoverno. Ora, ricordando anche Rossanda, quale fu l'atteggiamento e la posizione sua, ma più in generale del gruppo del manifesto, rispetto ai delegati di officina e ai consigli di fabbrica? E in secondo luogo, è ancora utile e possibile, secondo te, assegnare un ruolo strategico
allo sviluppo e alla pratica di forme di democrazia radicale e partecipativa. Si tratti delle rappresentanze dei lavoratori sui luoghi di lavoro, della gestione condivisa e diretta dei beni comuni. Allora, per prima cosa ti rispondo dandoti una notizia che spero che ci aiuterete a socializzare, perché proprio oggi va in stampa finalmente un libro che abbiamo fatto insieme a Massimo Serafini, che è stato per lungo tempo responsabile del lavoro operaio del PDUP, del manifesto PDUP, e che si chiama La fabbrica del manifesto, e che non è un libro, abbiamo fatto una lunga introduzione sia io che lui, ma abbiamo ripubblicato tutte le cronache di fabbrica che il manifesto rivista e poi il quotidiano aveva fatto, scegliendo soprattutto gli scritti operai, un po' come quello di Rossana che è stato ripubblicato di Transform. Dentro ci sono anche scritti naturalmente di Pino Ferraris, di Foa, di Magri, di Rossana, ancora miei, perché io facevo il sindacale del manifesto quando ho cominciato il quotidiano e anche la rivista, insomma, però sostanzialmente sono scritti direttamente dagli operai. L'abbiamo scritto questo libro, che si chiama, ripeto, il decennio rosso, e quindi di come si parte dal 68 e si arriva alla sconfitta della Fiat, è un libro ben voluminoso, e che poi alla fine abbiamo chiesto a un ragazzo di dire cosa la pensava, e siccome il ragazzo è Filippo Riugnolo, presidente del circolo Arci Sparkwasser, che tutti, almeno Roberto, conosce bene, e allora Filippo ha fatto il suo commento, e l'ha fatto come a modo suo naturalmente, raccontando come da quelle lotte operaie ha preso forza e soggettività e coraggio di parlare tutto il movimento dei gay, hai capito? E quindi, perché lui questo è, e quindi è molto curioso, ma c'è una grande verità: quello è stato il momento in cui della presa di parola finalmente, che non c'era e che non c'era mai stata e che ci fu in un modo straordinario. Allora, dicevo che questo libro noi l'abbiamo scritto. Poi vengo a rispondere, ma in parte con Massimo, perché il 68-69 sono stati descritti con delle pubblicazioni, in parte quelle, diciamo, del potere, che sono naturalmente, lo hanno ridotto a quello che faceva comodo, no? Pigliando quello che non dava fastidio al sistema del 68 e tacendo il resto, per cui per esempio non si dice mai che il povero 68 ce l'aveva col capitalismo, no? Perché se no non si capisce perché avrebbero fatto i cortei con i famosi 3 M, e uno degli M era Marx per l'appunto, l'altro era Mao, e Mao non era per la rivoluzione culturale di cui sapevamo quasi niente, ma era perché Mao aveva detto una cosa importantissima. Aveva lui stesso attaccato sulla porta della stanza, dell'aula, del proprio comitato centrale, il famoso cartello "bombardate il quartier generale". Questo era il senso, il quartier, bombardare il quartier generale voleva dire lasciateci parlare anche a noi. E la terza era Marcuse, ma Marcuse non per via della libertà, così come è stato detto, è stata la modernizzazione, queste palle. Marcuse aveva detto un'altra cosa, e questa era la ragione perché quell'M stava nel cortei, ed era che la libertà si misura a partire dai rapporti sociali di produzione, cioè o c'è anche in fabbrica o se no non vuol dire niente. Questo aspetto di Marcuse è stato rimosso, e quindi è sembrato che tutto il 68 fosse la protesta contro il papà troppo severo o col professore che era troppo rigido, insomma, invece è stata, e poi con la libertà, sesso, droga e rock and roll, ecco questo, invece no, è importante. Io dico sempre che le cose più interessanti che ho letto sul 68 sono le cronache, tantissime me ne sono arrivate, hanno pubblicato dei libretti, edizioni locali, dei licei, di Avellino, come di Salerno, come di Cremona, in cui ogni liceo appena arriva al 68 si premura di andare a cercare la fabbrica più vicino al liceo Cavour, ti posso dire, perché trovare il rapporto con gli operai, cioè c'è un'omogeneità assoluta in questo senso, e quindi non puoi parlare del 68 senza parlare del 69 e di quello che è seguito, e il movimento dei delegati. Il movimento dei delegati fu anche lì, tutta la vicenda dell'operaia
è molto complessa. Non è che c'era una gazzarra fuori dalle fabbriche in cui gli studenti cercavano di parlare con gli operai e il sindacato glielo proibiva. Ci sono stati anche scontri non facili, perché certo la critica al sindacato c'era, e c'era soprattutto per la pretesa del sindacato di decidere a livello dei gruppi dirigenti, le segreterie sindacali fuori dalla fabbrica, là dove gli operai chiedevano, e il movimento dei delegati è stato questo, di essere loro stessi a decidere dentro la fabbrica con i delegati di gruppo omogeneo, quindi parcellizzando la rappresentanza, nel senso però che veniva direttamente dall'officina, dalla fabbrica, dalla linea di montaggio. Ma ci fu, come dire, una diversa linea che non fu per niente tutto uguale, quella del 68, perché poi il 68 si trasforma quasi subito in partiti della nuova sinistra, lotta continua, potere operaio, avanguardia operaia e via dicendo, insomma, no? Questo diventa subito il 68, composizioni molto diverse. Potere operaio ha un'ottica completamente diversa. Ho trovato una meravigliosa frase che me l'ero scordata, è scritta e pubblicata, quindi non c'è, di Massimo Cacciari, che sostiene che le rivendicazioni salariali devono essere tanto alte da non poter essere soddisfatte, perché così gli operai si rendevano conto che il capitalismo non funzionava e che dovevamo abbatterlo per avere quella cosa. Voi provate ad andare in una fabbrica e dire dovete fare delle rivendicazioni che non possono essere accettate. E questa è la posizione di potere operaio. La posizione di lotta continua era quella, rispose alla formazione dei consigli con la parola d'ordine tutti delegati. E voleva dire assemblea. E l'assemblea è chiaro che è più debole di un organismo che nasce dal basso, ma che però poi si struttura in una soggettività particolare, in un peso particolare. E quindi ci fu sulla questione dei delegati una grande lotta continua. Si fece poi l'autocritica nel 75, disse c'era ragione il manifesto, ma anche allora lotta continua navigava su altre linee e vabbè, è stata una fase, non vi cito tutto quello che ho trovato, perché vabbè. Quindi la storia dei delegati e poi il sindacato era chiaro che bisognava criticarlo, ma poi era lo strumento con il quale bisognava operare. E in Italia il 68-69 è durato 10 anni invece che un paio d'anni, perché in Italia ha trovato un sindacato molto ossificato per certe cose, ma però che poi invece si è aperto e con il quale si è raggiunto poi un intreccio, diciamo, in cui gli studenti hanno portato anche certamente insieme ai giovani operai un nuovo modo di vedere le cose, quindi che hanno e poi il sindacato è riuscito quindi, grazie alla sua apertura, a veicolare una nuova problematica e un nuovo modo di rivendicare, che è stato quello che lo ha reso così importante negli anni 70, molto diversamente dalla Francia, dove invece il sindacato si è chiuso agli studenti, li ha chiamati subito figli di papà, senza rendersi conto che la protesta degli studenti nasceva da una proletarizzazione oramai crescente del lavoro intellettuale e quindi anche degli studenti, ma gli ha rifiutato qualsiasi collaborazione, persino di fare insieme una manifestazione contro il governo. Ma questo, insomma, sappiamo. La tradizione francese è stata molto diversa da quella italiana. Quindi attorno a questa cosa dei consigli ci fu un grande dibattito che è scomparso dalle commemorazioni, diciamo, del 69, di quegli anni, e che credo invece molto importante riproporre, perché insomma, credo che ancora sia valida la cosa che dicevamo. Per questo dicevo, questo libro credo sia importante. E Rossana, ecco, dico solo una cosa su Rossana. È stata celebrata, devo dire, con moltissimo. Siamo rimasti commossi dal modo come l'eco che ha avuto la sua morte, dalla solidarietà, anche da quanto la stampa ha scritto, ma anche quella estera. Io sono rimasta commossa dal modo come la Fondazione Rosa Luxemburg ha commemorato Rossana, per esempio. Ma i giornali quotidiani tedeschi, francesi, spagnoli, americani persino, insomma, è stato il riconoscimento di una grande personalità.
con un difetto, soprattutto questo della commemorazione italiana, anche della stessa nostra sinistra. E cioè Rossana è stata presentata come una grande intellettuale, e certamente lo è stata, ha avuto un ruolo importantissimo, importantissimo anche qui nei confronti del PC. Ci vuole aggiungere anche, come dire, l'intelligenza di Togliatti, perché Rossana dirigeva la Casa della Cultura di Milano, che è stata una punta avanzata nella mettere in contatto la cultura italiana con la cultura europea, che era dalla quale l'Italia era rimasta esclusa, era rimasta chiusa in una cultura molto provinciale per via del fascismo. Cultura europea che quindi suonò allo stesso Partito Comunista come qualche cosa di estraneo e di distante, diciamo. Tant'è vero che Togliatti stesso polemizzò con quelli che invece Rossana chiamava nella sua Casa della Cultura. E però poi Togliatti, alla fine degli anni 50, chiede proprio a Rossana di venire a dirigere la sezione cultura del Partito Comunista, cioè un posto molto delicato, allora una collocazione molto delicata, perché ne riconosce il valore. E poi qui c'è una storia di Sartre che voglio raccontarvi, perché è interessante. Sartre era proprio, come dire, uno degli intellettuali, aveva poi rotto col Partito Comunista francese, eccetera, che invece in Italia viene, come dire, ripreso e finisce la storia con Rossana che lo fa conoscere a Togliatti, perché Togliatti a un certo punto gli dice: ma me lo fai conoscere questo Sartre? E così si organizza una cena con Togliatti, Simone de Beauvoir, Sartre e naturalmente Rossana, che era Edilde Jotti, che si fa a un ristorante di via Mario De Fiori, e Sartre e Togliatti si conoscono grazie a Rossana. E quando Sartre si innamora di Togliatti. Quando Togliatti muore, scrive una pagina intera sull'Unità al mio amico Togliatti, che ripubblica sulla sua rivista Tam et Moderne. Ecco, ma vi cito questo per parlare di Rossana, per dire che Rossana, perché Togliatti può fare un'operazione simile di prendere qualcuno che dirigeva una casa della cultura di quel genere e metterlo a dirigere la Commissione Cultura del Partito Comunista, che non è solo il rapporto della Commissione Cultura del Partito Comunista, non era il rapporto con gli intellettuali, ma era la propria cultura, la cultura del proprio partito. Quindi un posto per questo molto delicato. Perché Rossana, e questo nelle commemorazioni, grande intellettuale, grande giornalista, grande femminista, ma praticamente non parlando di quello che è, secondo me, stato invece la caratteristica essenziale di Rossana, una militante comunista che ha fatto la militante comunista sempre. A Milano dirigeva la Casa della Cultura, ma si occupava del lavoro operaio e stava nella segreteria del partito, della Federazione Milanese, che era la più operaista al mondo che c'era, e questo carattere di militanza, ogni posto dove andava la prima cosa che chiedeva era cosa succedeva nella fabbrica del posto dove era andata, il legame con la CGIL, il legame, perché era, e poi nel manifesto, infatti, che si è andata a fare la discussione alla Fiat col gruppo omogeneo sui delegati, ti dice subito qual era il suo orizzonte. Ecco, questo fatto, come intellettuali così non ce ne sono più. Avete visto intellettuali che si occupano di qualche cosa succede in una fabbrica, ormai è difficile trovarli, e che poi abbiano questo carattere, di questa militanza, questa anche la continuità, che è uno degli aspetti fondamentali della militanza comunista. E Rossana lo è stata con il DUP, poi abbiamo anche litigato, ma insomma, voglio dire, è rimasta sempre e fino in fondo una che si faceva carico, non come questi che adesso sembra che i partiti ci abbiano la porta girevole, entrano, escono, se ne vanno, pensano un'altra cosa, non gliene frega niente, eccetera. Questa Rossana la vorrei che si venisse ricordata innanzitutto come una militante comunista che per di più era anche una grande intellettuale. Grazie Luciana, saremo qui ore a sentirti, perché hai tante di quelle cose da raccontarci, e ti ringrazio soprattutto da militante comunista, perché penso che
perché veramente ne abbiamo tanto tanto bisogno. E ringrazio anche a nome di Transform Europa, e sai che ti coinvolgeremo ancora tante volte, ancora ci incontreremo, quindi è soltanto un piccolo arrivederci alla prossima e con l'augurio, insomma, di ritrovarsi anche con una sinistra europea, come dici tu, più forte, con un soggetto capace di rappresentare il mondo delle lotte e la trasformazione del lavoro ci ha così frammentato e scomposto che abbiamo veramente bisogno di ricollegare tutti gli interessi e tutto il mondo per ridare speranza non soltanto alle lavoratrici e ai lavoratori, ma anche a chi non lavora, a chi è disoccupato, a chi vive le contraddizioni del capitalismo in un altro modo. La vicenda del Covid, come dici tu, ha un po' schiuso un piccolo spiraglio. Speriamo che da questo spiraglio entri un fascio di luce che cambi davvero le cose. Intanto grazie ancora, grazie Alessandro. Però fate un manuale con una descrizione di tutti quanti i partiti della sinistra. Sì, questa è una vero manuale, capito? La Repubblica Ceca. La mappa delle sinistre in Europa. Con gli altri partiti, come è fatto? Quanti iscritti c'ha? Insomma, una cosa per cui uno quando sente parlare si raccapezza, ecco. Roberto, dobbiamo prendere appunti, anzi, guarda, nel ringraziare Luciana Castellina, io ne approfitto anche per ricordare che, insomma, ci ha dato tanti spunti interessanti, che però sono appunto spunti e che si possono trovare poi, giustamente, nei contributi che ha nel libro, che qua, La Sinistra Radicale in Europa, e che tra l'altro è raggiungibile attraverso i nostri siti di Transform Italia e Sinistra Ventunesimo, ma che è anche un riferimento diretto alla sinistraradicale.eu, dove tra l'altro si può anche avere gratuitamente un estratto con l'indice, con un contributo che può, insomma, essere utile per far decidere se può essere un buon regalo per Natale, insomma. Noi lo speriamo. Grazie. Va bene, ancora. Vi ringraziamo ancora e prendiamo l'impegno lavorare, come dice Luciana, a ricostruire un senso dell'Europa e delle sinistre in Europa. Quindi faremo il manuale delle sinistre in Europa con una mappa anche dettagliata città per città. Intanto, buon lavoro. Grazie ancora Luciana, grazie a Mattia, Luciana. Grazie Alessandro, grazie e a voi, alla prossima. Grazie. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao.